Salve onorevoli, eccoci qui su The Elder Scrolls 3 Morrowind, un nuovissimo episodio. Allora, nello scorso episodio ci eravamo lasciati con la proclamazione di noi stessi come capo di Tyrs grazie all'approvazione di Rotmund nel suo tumulo. In più abbiamo completato la missione di Irsin che riguarda la... non mi viene il termine... la caccia allo spirito dell'orso, quindi abbiamo interrotto un altro rituale, Skull. E per questo lui ci aveva ricompensato con la possibilità di evocare un lupo scheletrico. E tutto questo lo faccio giusto per chiarezza, praticamente se facevate le missioni per gli Skull potevate evocare l'orso normale, il lupo normale e la terza ricompensa non me la ricordo. Qui invece alla prima ricompensa di Irsin ci ha affilato gli artigli, alla seconda ci ha dato la possibilità di evocare un cane scheletrico, che secondo me vale molto di più di un cane o un lupo semplice. E ora vedremo la terza ricompensa. I have another task for you, Hound. There is a castle of ice to the north, under siege from within by renegade servants. I have need of the master of this castle, and I do not want him distracted by this foolishness. Go there, kill the rebels, and end the siege. Come vedete, signori, io apprezzo moltissimo la parte del licantro proprio per questa, perché le missioni ci vengono date tramite delle cutscene si chiamavano, o cutscene, vabbè. Non mi ricordo, cioè Cristo, vuoto di memoria. Vabbè, avete capito, tramite video, insomma, al contrario di come farebbe un semplice occhio di falco, occhio di vento, comunque qualche scalda del cazzo che livellati dalla missione è finito. Quindi, ci ho detto, ho ricevuto un altro sogno da parte del signore dei Daedra Irsin. Mi ha comunicato che il castello di Karstag è sulle rive nord dell'isola e sotto assedio da parte di servi rinnegati. Il proprietario del castello è importante per lui e Irsin vorrebbe che tu entrassi nel castello e uccidessi le creature ribelli. E noi ci andiamo. Questo è molto bello come castello, infatti io volevo dedicare un episodio apposta per l'esplorazione, perché è letteralmente un castello enorme, fatto interamente di ghiaccio, quindi tutta la vita sì a esplorarlo. Nell'espansione di Skyrim ditemi se c'è il castello. Sarebbe triste se tipo dico no, si è sciolto. Sarebbe tipo la roba più triste del mondo. Ed ecco a voi in tutta la sua magnificenza il castello di Karstag. E eccoci signori, come sempre scusate per l'interruzione, visto che c'ero direi che... Oh, piccolo berserker. Ci cibiamo, lì c'è un'altra caverna che... Ah, è fritta, ok, va bene. È quella che abbiamo esplorato per trovare l'elmo del principe delle nevi. Quindi fatto ciò signori, direi che noi ritorniamo in forma umana, perché il castello... Quota col Murloc, ci conviene esplorarlo in forma umana. Noi abbiamo ucciso già la persona, possiamo tranquillamente quindi ritornare in forma umana, perché da licantropo, se non uccidete almeno una persona durante l'arco della notte, il giorno dopo vi svegliate con nulla di vita, quindi vi dovete rigenerare. Vuole proprio dire rigenerarsi che sprecate pozioni, perché se aspettate ritorna di nuovo la notte. Quindi facciamo 5 ore. Ok, 7. Ok, siamo di nuovo un essere umano, quindi è un essere umano. Una lucertola nuda nell'Artico. Che potrebbe essere un titolo perfetto per un video. Peccato che questo video si chiamerà il castello di Karstag, insomma. O la ribellione del castello di Karstag. Se invece voi siete di parte degli Skull sarà l'inverso, cioè dovrete fomentare la rivolta. Pantaloni. Cosa? Giuda! Porco! Ecco cosa. Rieccoci qui con la mia immensa stupidità. E direi che salviamo. Uccidiamo sto cinghialazzo di merda. Vedete com'è? Cioè la cosa bellissima, come licantropo i cinghiali ci li mangiamo. Possiamo entrare dall'entrata principale. Allora. Vabbè, non possiamo farlo. Lui se non sbaglio dovrebbe essere quello amichevole. Tu sei qui! Il maestro mi aveva detto che stava venendo qualcuno. Devi aiutarmi. Krish sta tentando di prendere...
Sì, lo so, Murloc. Sono stupido perché pensavo si potesse entrare da umano. Non c'è bisogno che lo sottolinei. Allora, Grish sta tentando di prendere il controllo del castello. Ho trovato dei disgustosi Graal disposti ad aiutarlo. Devi ucciderli tutti. Il mio maestro ne sarà felice, il tuo maestro ne sarà contento. Vai ora, o il maestro potrebbe arrabbiarsi. E lui è l'unico... Timmy che ci potrebbe essere amico. Vedete, questo è un trono gigante. Per una persona gigante. Dai, vi ho dato già un consiglio. Quindi... Bacqua... Ah, l'ala del banchetto. Piccolo. Mio Dio, è divertentissimo. Possiamo mangiare tanti piccoli Timmy. Timmy! Quante volte ti ho detto che non si usano le armi a tavola? Wow! Mio Dio, io vorrei prendere... No, non posso! Vorrei prendere la ciotola solo per vedere cosa succede se i teschi continuano a fluttuare. Abbiamo qui un bellissimo storage. No, le caverne di carta che le vediamo dopo. Guarda che figo il lampadario. Se c'erano più mensole ed era tutto un po' meno... nanesco, cioè gnomesco, l'avrei usato come casa. Porca puttana, è fighissimo. Qui abbiamo delle pozze d'acqua. Un grande letto per una grande persona. Grande piscina per una grande re. Vi sto dando degli indizi, dai, che l'avete capito. Se l'avete capito, fatevi controllare. Cioè, il personaggio nello specifico, quello non lo potete capire, sempre se non lo sapete già. Però vi ho dato degli indizi. Andiamo nelle caverne. In realtà, se voi parteciperete con i ribelli, vi dirà che... cioè, se state dalla parte di Skull, ti diranno Graal mortale. Perché di regola sono immortali. Dicevo, se state dalla parte degli Skull, entrerete da un'entrata nascosta, che ora vi farò vedere. E praticamente vi troverete... il questo qui, questo altro Timmy blu ribelle, che vi dirà che ha chiesto aiuto ai Graal. Ma questi qui come si chiamano? Io li chiamo Graal, però sì, si chiamano Graal alla fine, come il Santo Graal. Ok, dicevo, che hanno chiesto aiuto a loro, con l'unica differenza che praticamente li ha fatti entrare nel castello, nelle caverne del castello, e i Graal hanno cominciato a mangiare i cosi ribelli rimasti. Quindi, non credo sia stata un'idea geniale. Perché volevano fare un piccolo colpo di stato. Dai. Anche se il fatto che Irsin praticamente non ci ha dato nessuna forma di spiegazione è prima di tutto tipico da un Dedra come lui, sempre schietto, rompipale, era sempre quello triste della famiglia dei Dedra. Cioè, mentre abbiamo un bello sciogorato estroverso, un Sanguine che è sempre divertito. Secondo me Ersin era quello tipo sempre da parte. Avete pensato di dire ragazzo timido che però in America, dal momento che c'è accesso alle armi, avrebbe ucciso tutta la sua intera scuola, la sua intera classe con la scuola annessa? Ecco, Ersin era quello. Solo che prima di fare la strage nella sua classe è chiaramente scappato di scuola. Non girarti. Non mi devo avvicinare tanto. Chi è? Posso dire che li sto ammazzando con una certa facilità. Poi grazie a Dio abbiamo mangiato quei piccoli berserker fuori il castello. Quindi ci hanno permesso. È garantito. Ok, scorte. Queste qui dopo me le devo vedere tutte per cazzi miei. Beati voi che non dovete ripercorrere l'intera strada da umano. Per questo voglio entrare come umano nel castello. Perché insomma, entrare così non che abbia molto senso. Salta un po' di qui, salta un po' di là, che ti ritrovi da là. Allora, che poi mi chiedo, Silk come faccio a sapere? O ha mandato dei sogni Irsin pure al re, o l'ha mandato direttamente a piccolo Timmy Blu all'entrata del castello. Che è comunque probabile come roba. E lui sarebbe... Krish. Praticamente il capo di ribelli. E di qui c'è l'entrata segreta.
che però non vi fa percorro perché insomma è un'entrata che vi fa sbucare sotto l'acqua. Ho ucciso tutti i Graal e i Rietling Krish. Hirsin sarà contento. Quindi fatto ciò, direi che proviamo a ritornare umani. Salviamo prima, ancora dobbiamo fare qualcos'altro. Torniamo umani. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, guardate quanto cazzo erano scure le caverne. Vi faccio vedere la bellezza dell'anello che noi portiamo. No, le frecce dell'uccisione, le lasci che sono frecce uniche e tipo ultra forti. Allora, tatta. Poi mi dai. Ecco, gli spallacci. Paraspalle. Occhio del corvo. E anello di Marara. Insieme all'anello. All'amuleto della rana. Guarda qua. Tutto chiaro. E io volevo vedere esattamente di qui dove andavamo a finire. Ah, l'entrata è chiusa. Eh beh, che bastardi. E ok, va bene, insomma, lo accettiamo. E infatti, come avevo detto, per confermare la teoria di prima, Kirsch, o come si chiama lui, è da solo. Perché ha provato a fomentare questa rivolta facendo entrare i peggiori nemici degli gnomi blu, che sarebbero quella specie di elefanti antropomorfi. Che, peccato che, insomma, ha dimenticato che nel menu dei Graal ci sono anche i piccoli gnomi blu. Ma però lui se n'è dimenticato. Ha detto, vabbè, un aiuto più, un aiuto meno. Fa sempre comodo, insomma. Andiamo a vedere di qui. Ecco, lo ricordo bene. E quindi io direi che mi esploro. Oh, che bello. Riparami tutto. Mi esploro un attimo la zona. E vi avviso quando trovo o prendo qualcosa di interessante. Rieccoci signore, allora siamo alla sala dei banchetti, quella zona l'ho già tutta svuotata a dovere. E vediamo che abbiamo qui un martello che ci può servire, questo poco e nulla, anzi non ci serve. Pietra dell'anima minore, tantomeno. Quello che volevo vedere era questo. Che palle che non posso prendere i teschi, però posso prendere la ciotola. Voglio vedere se funziona tipo una cosa di magia. Io faccio così. Sì, che magia. Teschi fluttuanti! Però dai, che palle, era comodo se ce li facevano. Tiè, guarda che bello. Come rovinare le ambientazioni. Ah, sono proprio solidi. Posso dire di essere un argoniano che fluttua su un tappeto di teschi. Vedete che bello se lo usate tipo come mezzo, non te ne vai in giro levitando con una cosa di teschi. A parte le mie idee macabre. Tipo, stai ancora pensando all'infanticidio, eh? Piccolo riferimento ai Griffin. Comunque, questa è la sala del pranzo e come vedete non è nulla di che, anzi un po' di zucchero di luna, sicuramente l'ha portato zio Dolcetto. E qui una bella stuola di Rietling, uno più morto dell'altro. Sarebbe interessante capire come ha fatto, insomma, ad arrivare tutto questo. Cioè, come cosa ha costruito, chi ha costruito il castello, come è stato costruito, perché. Un perché, una mezza spiegazione, non c'è. Salute esclusiva, certo che me la prendo. Salute esclusiva, certo che me la prendo. E poi devo cercare uno di questi anfratti. C'è qualcosa che mi interessa. Voi dite che cosa? Non si può dire. In realtà non ricordo esattamente dove, però da qualche parte c'era. Hai fermato Krish, questo è un bene. I Graal sono fuggiti. Krish è fuggito. Disgustosi Graal, no, veramente l'abbiamo ucciso. Disgustoso Krish. Il maestro sarà contento quando tornerà a casa. Il tuo maestro sarà molto felice quando saprà che hai salvato Dulk. Bene, bene. Ora vai. Dulk ha tanto da fare prima del ritorno del suo maestro. Vai. Ma ci dirà solo questo. E quasi quasi me lo porto a casa. Vedete che bello avere un piccolo servo. Un piccolo servo. Team. Un piccolo Timmy blu che ti gira per casa. Sempre stato il mio sogno. Da qualche parte. Qui c'è l'uscita. Sì. Però io volevo trovare prima
una zona. Perché mi ricordo che in qualche incastonato da qualche parte nel ghiaccio c'era uno scudo molto carino. E anche molto pesante, c'è da dire. Questo risoluto è standard, ma prendi. Più che altro perché ci stiamo avvicinando alla missione finale. E credo sia d'obbligo. Dicevo, sia d'obbligo. Prendersi un pochino di. Come si dice? Un pochino di. Pozioni. Ma come sale è veramente, veramente carina. Si era leggermente più arredata, più sistemata a modo. L'avrei preso tranquillamente come castello. Perché è veramente, veramente carina come zona. E vedere dall'altra parte che non mi ricordo. Dall'altra parte c'era tipo la sala. La camera da letto. Tra molte parentesi, camera da letto. Allora, qui che abbiamo? Un cadavere. Grimaldello. Martello. Martello. Spero che ci sia un modo per uscire. Ah, ok. Cominciamo a preoccuparmi. Quante cazzo di persone sono morte qui? Ah, non credo siano morte qui, sinceramente. O più che altro siano state, in un certo senso, trasportate. Schifo. Dante. Ah. Ristora resistenza. Ma che schifo ho preso. Butta via. Vabbè. Via. Ristora salute di qualità. Quello mi può servire. Ma mi chiedo perché ci siano dei cazzo di diamanti sparsi così per caso. Cioè, ok che ci dorme. Però non è che ci butti dei diamanti così a caso. Ristora salute. 27, questo era quello più ricco. Avuto questo idromele, credo che riusciremo a finire lo scaffale dentro casa. Sì, sto mettendo dell'idromele su uno scaffale, va bene? Non criticatemi. Idromele. Pesa anche tantissimo l'idromele, la troia. E l'idromele. Però io non ho trovato lo scudo. Fatemi un attimo ben vedere, soprattutto se ricordo bene che era qui lo scudo. Ricordo che era una caverna ghiacciata, però io ricordo che era proprio il castello di Karstag. Che fai, ragazzo? Ma comunque io Dusk lo voglio. Troppo bello. Guarda che figata là sopra. Mica l'avevo visto. Momento, signori. E rieccoci, signori. Pensandoci, sono andato a vedere su una guida perché mi sono girato tutto il castello e non lo trovavo. Nel mentre siamo arrivati a 56. Sì, alla fine 56 pezzi di idromele, signori. Se non mi bastano questi, guardate. Quindi noi andiamo tranquillamente di Pugnale del Paradiso e andiamo sul tetto. Perché effettivamente non ci avevo pensato. Però c'è un tetto. E lì sopra si trova un pezzo d'armatura che non è uno scudo, mi sono sbagliato. Che è estremamente utile perché l'armatura da Edric, ragazzi, come ben sapete, non è come in Oblivion che praticamente te le sputano addosso, ma da lì c'è anche una giusta motivazione. Alla fine, cioè, ci troviamo in un maledettissimo. Cioè, una spaccatura. Ci sono creature dell'Oblivion che entrano a farsi la passeggiata la domenica mattina. Quindi non c'è un certo senso da meravigliarsi del fatto che ci sono delle armature da Edric. Invece, in Morrowind, giustamente, è una cosa rara e unica. Pertanto i pezzi dell'armatura da Edric a pochi ce li hanno. Sempre se non dovete ammazzare quel vecchio Trissier. Pertanto, tu, gnomo di merda. Timmy, smettila! E vedete, sembra tutto normale. Una torre, anche se il fatto che è inaccessibile. Tutto normale, tranquillo. Se non fosse quello. Un bel paraspalle da Edrico destro. Chi è? Che fa la bellezza di 266, al contrario il nostro fa 200. No, però il peso 30-20, vabbè, pesa 10 in più, però sapessi. Fatto ciò, signori, direi che io vado a casa, mi svuoto completamente e niente. Direi che già da ora vi rammento che il tempo è tiranno. Ci vediamo nel prossimo episodio.